Buonasera amici sportivi e appassionati di basket, ben ritrovati in diretta dalla Pala Virtus di Cassino da Simone Daguanno per Virtus Cassino TV. Dopo ben 6 vittorie consecutive, l'ultima conquistata nel turno infrasettimanale di mercoledì contro la Stella Azzurra Roma, la Virtus Cassino per la 13ª giornata del campionato di Serie B, girone D, torna fra le mura amiche in occasione del match di questa sera contro Basket Patti. Padroni di casa, quinti in classifica a pari punti con la Luis Roma. Oggi andranno alla ricerca della 7ª vittoria consecutiva per continuare questo record positivo contro una squadra che deve rifarsi del KO casalingo contro Palestrina. Uomini di Vettese che devono dunque rimanere umili e concentrati, come ha detto il coach in conferenza stampa, per portare a casa il risultato e raggiungere l'obiettivo della 7ª consecutiva. E adesso verrà osservato un minuto di silenzio. Silenzio che dunque finisce e quintetti schierati già in campo, padroni di casa con la divisa bianca, con la B rosso blu, scende in campo con il capitano del testa, 99 Carrizzo, 32 Sergio, 17 Cena, 6 Panzini. Squadra ospite che risponde in campo con Lennini, Locci, numero 23 Busco, l'ex del match il numero 16 Luca Fowler, e per finire con il numero 7 di Spinzeri. Palla 2 tra Biagio, Sergio e Locci, tutto pronto per la 13ª di campionato. Si comincia, palla Patti con Fowler, quindi palla subito per Busco che scambia con gli Spinzeri, che riceve ancora dalla punta dell'arco, prova la penetrazione, poi palla schiacciata per Locci che prova il tiro a canestro, palla sul ferro, riparte Cassino con del testa che prova a rispondere con il tiro da tre punti, palla sul ferro, rimbalzo offensivo, c'è Scena che scarica fuori per del testa, quindi il giro palla di Panzini per Carrizzo, gli fa spazio Sergio che adesso riceve, poi palla schiacciata dentro per Nessuno, palla che dunque finisce fuori dal campo, possesso Patti, si rimane sullo 0-0. Fowler serve il numero 23 Busco, quindi Lennini, ancora Fowler, blocco di Locci, Fowler contro Sergio, lo punta, entra Fowler, poi passaggio per Locci che ci arriva in due tempi, chiuso da del testa, Locci si gira, scarico fuori per la numero 7 che scheggia il ferro e dunque riparte Carrizzo dopo il recupero del rimbalzo. Carrizzo aspetta l'arrivo dei suoi, poi nell'angolo per del testa, ancora il giro palla per Sergio, quindi Panzini avanza col blocco di Sergio, poi nell'angolo per Cena da tre, ancora ferro anche per Cassino e quindi Lennini al rimbalzo, riparte Busco, minuto e mezzo se n'è andato, risultato di 0-0, Fowler, Busco, blocco di Locci, entra Busco, va di tabella, sbaglia e poi Carrizzo intercetta con il piede il passaggio, il numero 19 maglia nera Locci, dunque Cassino che rimane in zona offensiva con questa rimessa dal fondo, Carrizzo sul punto di rimessa. Sergio aspetta Carrizzo per il passaggio consegnato, quindi ancora Carrizzo, no look, nell'angolo per del testa da tre, altro ferro per il capitano rossoblu e quindi Patti che riparte, Fowler ancora col blocco di Locci, ci prova anche lui da tre, primo ferro, Panzini al rimbalzo,
ancora Panzini, altra palla schiacciata dentro e altra interferenza di piede di Locci, altra rimessa Virtus. Quando siamo a 8 minuti sul cronometro in questo primo quarto, risultato ancora di 0-0. Adesso Panzini punta Locci, poi si prende il tiro da due punti, sbaglia ancora la Virtus, quindi Busco chiama lo schema, scambia con Di Spinzeri, poi palla centralmente per Locci, Legnini ancora dentro per Locci schiacciato che scarica fuori per la bomba della numero 23 in maglia nera Busco, che sigla i primi tre punti del match, 3-0 patti sulla Virtus Cassino, che adesso è in avanti con Carrizzo. Il post riceve Sergio che si fa spazio, poi piede a terra, prova anche Panzini che pareggia così i conti con la bomba del 3-3. Busco, Locci, si fa vedere Fowler, Busco taglia il testa, riesce a servire Busco, lo riconsegna ancora al 16, va via a testa, poi prova a lasciare il pallone nelle mani di Locci, intercetta tutto Piaccio Sergio, che è fortunato anche nell'ultimo tocco perché è di Luca Fowler. Dunque rimessa Virtus che riparte con lo scambio del testa Panzini, proprio Panzini che porta avanti la manovra, scambia con Cena e adesso riceve, entra Cena e arbitro che ferma il gioco per il fallo ai danni di Enzo Cena, a commetterlo il numero 7 di Spinzeri, e dunque due tiri liberi per Enzo Cena. Cena 2-2. Sorpasso dunque Virtus 5-3, 6-28 da giocare. Di Spinzeri in posta contro Cena, prova a girarsi, poi prova col gancio, palla sul ferro, Sergio recupera il rimbalzo, quindi Carrizzo aspetta l'arrivo di Panzini, lo serve, entra Panzini, attacca il ferro, va in sottomano e fa altri tre punti Lollo Panzini. Fowler, Locci, Busco, Legnini, bello il pallone schiacciato per Locci che però è costretto allo scarico, ci prova Fowler, palla sul ferro, al rimbalzo, lotta Carrizo con Busco, alla meglio il 99 rosso-blu, quindi Cassino che riparte, Sergio ribalta per Del Testa che poi gira per Panzini, chiama a sé il blocco, arriva Sergio ad accontentarlo, 5 secondi, Cena contro Locci per Carrizo nell'angolo per Del Testa allo scadere dei 24, palla sul ferro, rimbalzo offensivo però è della Virtus con Sergio che sbaglia poi il passaggio sotto canestro proprio per il capitano, intercettato tutto da Locci e Patti che è riversata già in attacco con Fowler che avanza col blocco di Locci, quindi contro Sergio, ancora palla dentro per Locci e arbitro che ferma il gioco per il fallo di Panzini, palla Patti, Fowler veloce nel rimettere in campo questo pallone servendo Legnini, che porta meno uno i suoi. Adesso ci prova Carrizzo che risponde bene con la bomba a Legnini, si rifà più 4 adesso la Virtus, 10-6. Legnini contro Carrizzo, va via la numero 13 che poi attacca il ferro e inzacca altri due punti. Panzini
Sergio, ancora Panzini, Carrizzo dentro, bello il pallone per Sergio che però viene chiuso da Locci, quindi scarico fuori per Panzini che va da tre sul ferro, Locci a rimbalzo, Fowler ancora al 16 per Dispinzeri che entra, tiro debolissimo che non c'entra neanche il canestro, il Cassino che riparte, si prova del testa da tre, questa volta è vincente la bomba del capitano rossoblu che parte i suoi sul 13-8 a 3:43 dalla fine della prima frazione. Buscò Locci, Locci contro Sergio, si gira bene il 19, sfortunato, palla che fa due volte il giro del ferro e poi esce, ne approfitta la Virtus che riparte con Carrizo per del testa, poi cena per Sergio, primo ferro anche per il 32 rossoblu e Patti che riparte. Busco, si fa vedere Legnini, ancora post Locci, ma questa volta di tabella non sbaglia Panzini, Carrizzo perde il pallone, recupera Locci dopo il tocco di Busco, proprio Busco che adesso riceve da Legnini, porta avanti il pallone Busco, poi si fa vedere Fowler, palla dentro, bella per Locci, chiuso però da Sergio, è costretto a scaricare fuori e riappoggiarsi su Fowler che gira su Dispinzeri che poi penetra, si aggancia a cena, cade a terra il numero 7, riparte Cassino con Panzini che va a prendersi il fallo di Busco e ci saranno due tiri liberi anche per Lorenzo Panzini, prima però cambio per Coach Vettese. Entra con il numero 8 Niccolò Petrucci, esce con il 99 Manuel Carrizzo. Pronto Panzini in lunetta. Su due anche per Panzini dopo i due messi a segno da Enzo Cena dalla lunetta, ecco che anche Panzini fa 2 su 2 e porta il risultato sul 15-10, 2 minuti e 11 alla fine, rimessa Patti, Dispinzeri cambia con Busco, ancora al 23 San Veloci fa 3 d'inferno su Biagio Sergio, ottima azione della 19 maglia nera che sigla altri 3 punti, accorcia di 3 le distanze, 15-12 del testa, Cena, maestro back Cena, palla sul ferro, ancora Locci risponde presente, Busco, Legnini, Dispinzeri, ancora Locci in posta, aspetta Legnini che va ancora da tre, palla sul ferro, quindi del testa, riparte Cassino, bello il pallone dentro per Sergio che sbaglia il tapin, ci pensa a mettere una pezza Legnini che recupera il possesso della sfera, Busco, Locci, Fowler, perde il pallone Fowler, lo recupera Sergio che lancia Petrucci che però aspetta l'arrivo dei suoi, del testa Panzini, ancora Panzini, Petrucci nell'angolo, poi del testa, penetra, scarico fuori per Panzini da tre! Ultimi due possessi forse della prima frazione, 30 secondi alla fine, Busco, Fowler,
Legnini, arresto e tiro da tre, altro ferro per il 13 di Pratti, e quindi Panzini riparte velocissimo, la visuale è giusto, quindi si appoggia su Cena, 10 secondi, gestisce il cronometro la Virtus, Panzini conquista un ottimo fallo da parte di Busco. Dunque Virtus che rimane in zona offensiva con questa rimessa da destra con Enzo Cena, 7 secondi alla fine della prima frazione, Sergio 3 secondi, Sergio si prende lui l'ultimo tiro e insacca, piaccio Sergio, la bomba del 21-12. Finisce dunque così la prima frazione con la tripla dalla punta dell'arco di Biagio Sergio, che fa concludere il primo quarto con il risultato di 21-12 per la Virtus Cassino su Basket Patti. Tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gara, Cassino in vantaggio su Patti per 21-12 ed è in campo con Petrucci, Panzini, Cena, Bagnoli, Del Testa. Patti che affronta l'inizio della seconda frazione con gli stessi 5 dell'inizio match. Cassino invece con la variazione Bagnoli, che adesso serve Petrucci che scarica fuori per Panzini da tre, palla sul ferro, Legnini per un ottimo rimbalzo, poi Busco recupera il pallone, si riversa in avanti Patti con Busco, altra bella palla dentro per Locci che però è chiuso, deve appoggiarsi dietro per Legnini, intercetta tutto Petrucci che adesso riceve da Panzini, va in un sottomano, sbaglia ancora la Virtus, poi fa tutto bene Del Testa che non sbaglia il canestro dopo il recupero del rimbalzo offensivo e fa i primi due punti della seconda frazione, 23-12, un minuto se n'è andato, Legnini entra, altra palla schiacciata dentro per Locci, solito schema di Patti, capisce tutto Cena e quindi Panzini per Bagnoli, arresto e tiro di Bagnoli, pulito il tiro del 13 rosso-blu che sigla i primi suoi due punti. Sta rientrando bene Simone Bagnoli dall'infortunio con questi spezzoni di partita che coach Vettese gli sta concedendo. Ecco che ha risposto bene con questi primi due punti. Intanto Locci, chiuso da Bagnoli, deve appoggiarsi dietro al numero 7 di Spinzeri che prova il tiro da tre che finisce sul ferro. E quindi Cena, servito da Panzini, si appoggia centralmente per Bagnoli che poi gira per Petrucci da tre, altro ferro per il numero 8 rosso-blu.
in serie che recupera il rimbalzo al possesso della sfera per Pazzi, che avanza con gusto. Quindi Fowler si fa vedere Legnini, ancora il 13, avanza col blocco di Locci, parte il pick and roll, va Locci, sfortunato ancora il 19 maglia nera che non trova il canestro, si rimane sul 25-12, 7-50 da giocare, pronto Denino per Coach Ventese. Scena, va da 3, altro ferro, poi il tapin è vincente di Simone Bagnoli, che sotto canestro non ha rivali e sigla altri 2 punti. Busco. Fowler, Locci, ancora Busco, Legnini, 5 secondi, ci prova Legnini, ciaff, primi 3 punti del secondo quarto per Patti, con la bomba a segno del numero 13 Legnini, seconda bomba a segno del numero 13, intanto bello l'assist di Petrucci per Bagnoli, che continua a mettere punti, altri 2, siamo a 6. Busco, Legnini, Locci consegna a Busco, quindi Fowler, ancora la 16, si prende il tiro, i primi 2 punti anche per Luca Fowler, l'ex del match. Panzini, del testa, si libera dal gioco, riceve, arriva poi quindi, a sua volta il blocco di Bagnoli, che serve Petrucci, ci mette una pezza, Legnini, palla che finisce fuori dal campo, rimessa come annunciare il Bettese, fuori del testa, dentro con il numero 15, Legnino. E Panzini che va con la ripresa dal posto. Panzini. La bella dentro per Bagnoli, che questa volta non va a tiro, preferisce scaricare fuori per Denino, che entra. Sbaglia. Non arriva al rimbalzo offensivo. Perché il pallone esce fuori dal campo, infatti che riconquista il possesso della sfera con Busco, che sbaglia il passaggio per Di Spinzeri, recupera tutto Fowler, quindi Busco che va di tabella a cercare altri 2 punti per Patti, che si porta 29-19, 5 e Petrucci, Cena, Panzini, entra Panzini, dietro per Bagnoli, con che facilità il numero 13 va a trovare anche questi altri 2 punti. Fowler, blocco di Locci, poi Fowler si prende il tiro, bella partita adesso, si rimane sempre sul meno. Petrucci, per un attimo Fowler, poi è schiacciato dietro Bagnoli, che questa volta l'appoggio al canestro, riparte Patti con Busco, che lascia Fowler da 3, Denino altissimo contro Legnini, Panzini, Cena, vuole il pallone Bagnoli, accontentato, si prende un altro tiro, sacca 3-21. Legnini si prende il fallo e Simone Bagnoli è vicino quasi già alla doppia cifra, questo fa capire tante il numero 13 per Coach Ventese, che adesso sostituisce il numero 6 Panzini con il numero 3 di Coach. Vedremo chi posto la play al posto di Panzini.
quando siamo in zona d'attacco per Patti con Fowler che rimette un'altra volta veloce, questa volta per dispinzere, intercetta ancora Cena sul numero 7. Patti che però rimane in attacco con un'altra rimessa, questa volta dal lato con Lennini. Dispinzeri, poi Fowler, ancora alla 16 contro Bagnoli. Fowler lo punta, prova a entrare, Fowler raddoppio anche di Dipoce, poi Bagnoli lancia a canestro De Ninno che viene stoppato da Dispinzeri. Al rimbalzo offensivo c'è Petrucci che però cerca un passaggio per qualcuno dietro, non trova nessuno. Bagnoli, ancora un altro rimbalzo, un altro lancio splendido per De Ninno che perde ancora una volta l'attimo. Ah, conquista il fallo il numero 11 rosso-blu e cambio ancora per Cassino, fuori Cena, dentro Sergio, il primo cambio anche per coach Sidoti che sostituisce il numero 23 Busco con il numero 4 Sidoti e De Ninno in lunetta per l'esecuzione dei due tiri liberi. Percentuale che rimane sul 100% dal tiro libero per la Virtus Cassino con i totali 6 tirati esclusivamente da Cena, De Ninno, Panzini. Adesso Locci, passaggio dietro di Sidoti per il numero 19 che realizza Di Foce. Bagnoli, Petrucci, chiama il movimento dei compagni, poi punta le linee, Petrucci per...
quasi tutto pronto per l'inizio della terza frazione. Squadre che rientrano dall'intervallo con il risultato di 44 a 30 per la Virtus Cassino su Basket Patti. Squadra di casa in campo con Del Testa, Di Poce, Carriso, Cena, Sergio. Squadra ospite che risponde con Fowler, Sidoti, Legnini, Locci e Mazzullo. Palla Patti con lo scambio tra Sidoti e Locci, quindi Legnini che viene a prendersi il pallone dalle mani del numero 19 e poi l'arbitro ravvede il fallo del numero 99 Carriso ai danni proprio del 19 in maglia nera. E rimessa Patti, Sidoti, Mazzullo, intercetta Enzo Cena, palla che finisce ancora fuori dal campo e altra rimessa Patti, Sidoti ancora per Mazzullo che riconsegna al capitano. Una serie di finte di Sidoti, poi si prende il tiro debolissimo, non c'entra minimamente il canestro al numero 4. Riparte Cassino con il recupero del pallone da parte di Sergio, quindi Di Poce che ribalta tutto per Cena, bello il passaggio per Della Testa che va a canestro, poi il tapin è vincente di Giuseppe Di Poce e primi due punti anche per il 3 rosso blu e primi due punti del terzo quarto tirati proprio da Giuseppe Di Poce. 46-39 da giocare, Sidoti va via proprio a Di Poce, commette anche fallo il numero 3 rosso blu. Patti che rimane in zona offensiva con la rimessa dal fondo, Fowler libero, Sidoti nell'angolo che va la tiro da 3 e insacca. Primi punti per Patti questa terza frazione, dunque parziale di 3-2 per Patti. Cassino in avanti con Sergio che scarica fuori per Carriso che fa un passo, entra poi Cena, bello il passaggio per Biagio Sergio. Fa 48-33, Fowler si rinnova al duello con Del Testa, poi arriva Sergio, Legnini contro Carriso e un altro fallo del 99 a fermare questo attacco di Patti. Salta il fallo commesso ai danni di Legnini. Sidoti, serve Fowler, Mazzullo entra al 35, prova sotto mano, sbaglia però, riparte Cassino, Di Poce, Cena, arresto e tiro da 3 dalla punta dell'arco, Bimbo Ferra, rimbalzo offensivo Sergio, quindi Carrizzo, ancora Sergio in post, si porta fuori dall'area Sergio, poi passaggio schiacciato per Cena, ancora Sergio, gira per Carriso, un secondo, si prende la bomba di Poce sul ferro, poi Legnini riconquista il possesso del pallone recuperando il rimbalzo, velocissimo Sidoti, riversa i suoi in avanti, poi Legnini contro Carriso, Legnini lo punta, buona la ball handling del numero 13 contro Cena, sbaglia il tiro, poi Locci del rimbalzo offensivo, sbaglia ancora Patti, Locci che però rimane in avanti per Patti, ci prova ancora il 19 e sbaglia ancora. Molti errori per Patti in questo frangente. Adesso ci prova Del Testa a servire dentro Sergio, intercetta tutto Mazzullo e quindi riparte Sidoti che si appoggia ancora al 35, poi Fowler che si libera dal blocco, Del Testa non lo molla, Fowler lo punta, va in velocità, Fowler sbaglia ancora il tiro Patti, poi Locci prova a riconquistare
nuovamente il possesso del pallone con un altro rimbalzo offensivo, ma il pallone è uscito fuori dal campo e dunque possesso Virtus. 6:35, questa terza frazione del testa. Sergio fuori per Carrizzo, gira ancora per Di Poce che non balla a tiro, preferisce riappoggiarsi su Sergio, va lui da tre, sbaglia anche il 32 rossoblu. Terza frazione che sta iniziando come la prima, molti errori da una parte e dall'altra. Adesso Vasidoti, altro errore. Mazzullo però con il rimbalzo offensivo viene in attacco i suoi, Lenini va via a cena, poi attacca il ferro e sbaglia. Nuovamente il numero 13 riconquista ancora una volta il rimbalzo offensivo, altro errore per Rappanti, poi Locci, lotta che testa che recupera questo pallone, poi Sergio lancia Di Poce che serve l'assist a Enzo Cena del 50-33. Ma quanti errori in questo inizio di terzo quarto. Cambio per coach Sidoti, entra con il numero 41 Pappalardo al posto di Locci, un po' di respiro per il lungo di Patti. Sidoti, Lenini, ancora la 13 con il pallone, va via Sergio, punta la ferro, sbaglia ancora il 13 in maglia nera, riparte Cassino col Carrizzo, si chiama a sé un blocco, poi buono il palleggio di Carrizzo che va a prendersi la bomba del più 20, 53-33, 5 minuti alla fine della terza frazione, Pappalardo sotto il primo pallone, serve poi Fowler, sempre due su di lui, Fowler riesce a servire Pappalardo, quindi Lenini, arresto il tiro da tre di Lenini, sul ferro, Cena a rimbalzo, Carrizzo del testa, va anche lui con la bomba, scheggia il ferro, poi Mazzullo non ha problemi a recuperare il pallone a rimbalzo, ora si torce, Benigni, la tormenta per un attimo Sergio, riesce a servire poi Fowler, palla per Pappalardo che scarica fuori per la bomba debole di Lenini, altro ferro per la 13 di Patti, si rimane sul 53-33, 3:54 da giocare, Cena, Sergio, Di Poce, manda a vuoto Luca Fowler che è costretto al fallo per fermare l'incursione del numero 3 rossoblu. E cambio per la squadra ospite, pronto a rientrare in campo con il numero 7 di Spinzeri. Vedremo chi uscirà dopo il time out chiamato da coach Sidoti. 3:49 alla fine del terzo quarto, 53 Cassino, 33 Patti. Thank you.
c'è il tempo a disposizione dei tecnici per il timeout. Patty che rientra con la variazione annunciata dentro con il numero 7, quindi di Spinzeri, esce con il numero 35 Mazzullo. Nessuna variazione invece per Cassino, che riparte con la rimessa di Carriso, che serve un bel pallone dentro per Di Poce, che non sfrutta al meglio l'occasione, conquista però il fallo e opportunità dalla lunetta per rifarsi per Di Poce con i due liberi. Di Poce fa 1-2, e diciamo che rovina in un certo senso la percentuale dal tiro libero della Virtus, che finora aveva tirato con il 100%. Fowler perde il pallone, lo riconquista, un ottimo viaggio Sergio, che poi serve Carrizzo. Ancora Carrizzo prova un altro passaggio dei suoi, questa volta per del testa, buona l'intenzione, mena l'esecuzione. E Carrizzo che adesso lascia il campo a Denino. Fowler. Sidoti. Denino. E Denino spende il fallo. Fa sentire anche la Palavirtus. Va al tiro il numero 7, ma commette infrazione di tutti e regala il pallone a Cassino, che effettua un altro cambio fuori del testa dentro Petrucci. 3 minuti alla fine della terza frazione, 54-33, sempre a favore dei padroni di casa, che finora non sono mai andati in difficoltà contro Patti, che comunque sta facendo una buona partita. Sergio per Di Poce, che entra, sbaglia ancora il 3, recupera tutto su Doti, che riparte velocissimo, una serie di ball handling su Petrucci, poi palla alta dentro per realizzare il tiro, sbaglia però il capitano di Patti, recupera tutto Denino, che lancia Cena, che va a siglare altri due punti per Cassino, 56-33, 2-25 da giocare, conto Bank ad entrare in campo, Denini arresta il tiro dalla punta dell'arco, sofferto, ancora Denino a ribasso, riparte Cassino, Cena, e ottima la difesa di Spinzeri, che va a precipitare questo pallone dalle mani di Cena. Cassino che però rimane in zona d'attacco con la rimessa da sinistra, prima però prende il cambio, fuori Sergio, dentro Banach, Di Poce per Denino, ancora Denino contro Fowler, si libera dal blocco Petrucci, che va da 3 con la bomba pulita, schiaffo di Petrucci, 59-33, è rientrato anche Busco per Patti alla posta di Sidoti. Denini servito da Fowler, quindi di Spinzeri, palla solo da 3, penetra e poi non deve neanche muoversi Cena, perde il pallone di Spinzeri, poi riparte bene Di Poce, che la dà splendidamente a Denino, che non sbaglia. Quattro punti per Denino, prima frazione, dando altra ottima interpretazione di palla di Cena, che serve questa volta Banach, più 30 Virtus,
basket per aggiungersi al tabellino marcatori con questi due punti. Ottima in questo caso anche la difesa della, da parte del doppio zero rossoblu, che fa riversare i suoi in avanti ancora con Cena. Contro Fowler, si gira bene, va in step back Cena, primo ferro, 40 secondi alla fine. Fowler, Spinzeri, si prende la tripla, piede a terra dalla punta dell'arco, va a segno il numero 7 Di Poce, Cena, Petrucci, ancora Di Poce, cinque secondi per Di Poce, non va al tiro, serve Banac che prova a tagliare il campo, ma Di Spinzeri lo ferma in maniera irregolare con il fallo. Dunque ultimi 9 secondi a disposizione per Cassino con questa rimessa dal fondo. De Ninno, servito da Di Poce, De Ninno, e gioco nuovamente fermo per il fallo di Busco, sempre su De Ninno. Ultimi 6 secondi, può riprovarci la Virtus, questa volta con la rimessa dal lato. Cena sul punto di rimessa, Banac, entra Banac e va a schiacciare a due mani Robert Banac. E si conclude così anche la terza frazione con la splendida schiacciata di Robert Banac. Virtus Cassino in vantaggio su Patti per 65-36. Pronto per l'inizio dell'ultima frazione di gioco, si riparte dal più 29 Virtus Cassino 65-36 su Patti, squadra di casa in campo con Petrucci, De Ninno, Di Poce, Banac e Guglielmo. Patti invece con Di Spinzeri, Legnini, Locci, Fowler e Busco. Adesso De Ninno prova un passaggio schiacciato dietro per Banac che non arriva, riparte Patti, si prende la tripla Fowler e fa bene. Primi tre punti del quarto quarto siglati da Luca Fowler.
questa bellissima bomba di Poce contro gli Spizzelli. Di Poce va via bene, poi altra palla in mezzo, ci arriva poi De Ninno, quindi va Guglielmo sul ferro, Locci a metterci una pezza, Fowler, Busco, Fowler, Lennini dentro per Locci, ora Locci si fa spazio di palleggio, ecco il gancio, va a fare altri due punti. Benino, Petrucci dentro per Vana con la layup. Busco, intercetta Banac, è entrato bene in partita e poi va a prendersi anche il fallo di Luca Fowler. Sta rispondendo bene Banac in campo, la fiducia datogli da coach Luca Vettese, già 6 punti per doppio zero rosso blu, e che punti, che canestri. Adesso può allungare ancora dalla lunetta, primo libero a segno, due su due, possesso che torna nelle mani del nuovo rosso blu. Il fallo tecnico fischiato in precedenza Luca Fowler proprio su Banac. De Ninno contro Busco, perde il pallone, recupera Lennini, riparte Patti, Lennini contro Guglielmo, lo porta fuori Guglielmo, riesce a servire poi Di Spinzeri, che di tabella sigla due punti. De Ninno cambia con Petrucci, poi Guglielmo, ancora Guglielmo, entra, altra palla persa per Cassino, recupera di Spinzeri, quindi Fowler per Busco che va a appoggiare a canestro, palla che però non entra, ultimo tocco di De Ninno a rimbalzo, rimessa a Patti, 7.43 alla fine del match, 69.43 Virtus. Lennini, Locci, Spinzeri, Busco, alla schiacciata in posto per Locci che passa a farsi spazio su Banac, e poi da dietro arriva De Ninno a commettere fallo sul numero 19 che realizza due punti. E potenziale gioco da 3 per il 19 maglia nera con questo tiro libero aggiuntivo. Malocci e realizza anche il tiro libero. Gioco da 3 punti a segno dunque di Locci. Cassino che riparte con De Ninno. Ancora De Ninno, scarico fuori per Di Poce che vuole a sé un blocco, non viene accontentato Di Poce, prova a penetrare, poi passaggio per De Ninno e altra palla persa del numero 11 rosso blu, palla Patti, Busco, Fowler dentro per Locci, si rinnova il duello con Banac, Locci altissimo, Petrucci alla stoppata, quindi palla che poi finisce nelle mani di Guglielmo, ancora al 15 contro Fowler, vuole il blocco, accontentato da Banac, si prende la bomba Guglielmo, palla sul tabellone, riparte Patti, Fowler, Locci si gira su Petrucci, poi si porta il pallone fuori dal campo,
palla Virtus, che effettua un doppio cambio, fuori Banac, dentro Bagnoli e fuori De Ninno, dentro Del Testa, cambio anche per coach Sidoti, fuori Fowler, dietro con il numero 3 Ettaro. Risultato di 69-46 a 6-20 alla fine del match. Di Poce, Petrucci, ancora Di Poce, Guglielmo, Del Testa, vuole il pallone dentro Bagnoli, prova a ribaltare per Di Poce, intercettato da Busco, batti ancora con Busco, poi arriva questa volta in maniera irruenta Petrucci. Il fallo però è di Guglielmo e due tiri liberi per Busco. Recupera il possesso con il rimbalzo di Poce, Del Testa, Bagnoli, fuori per Guglielmo, da tre, non sbaglia Guglielmo e si iscrive anche lui al tabellino marcatori, siglando la tripla della 72-47. Ettaro, fuori per Busco che penetra, altri bei due punti per il 23 in maglia nera. Di Poce, Del Testa, Petrucci, ancora Di Poce, blocco di Bagnoli, pick and roll che parte, poi Bagnoli scarico fuori per Petrucci e gira per Guglielmo, un secondo a favore dei 24 offensivi. Troppo tardi per il tiro Fabio Guglielmo, quindi non valido il canestro a rimbalzo di Bagnoli. Cambio coach Bettese, fuori Guglielmo, rientra De Ninno, cambio anche per Sidoti, entra in campo con il numero 99 Piperno. Busco, Spinseri, bello il passaggio per Busco, quindi Ettaro per Piperno, che restituisce al numero 3, che realizza due punti. Di Poce, Bagnoli, bello il pallone dentro per l'inserimento di Petrucci, pronto a rientrare in campo Bana. Busco, Ettaro, posta di Spencer contro Petrucci, gira bene il numero 7, sbaglia il tiro Bagnoli, libera l'area. Di Poce, 3.50 alla fine, Petrucci non trova Bagnoli dentro, colpisce Locci, ecco il cambio annunciato, dentro Banac, fuori Di Poce, dopo il tocco di Locci, palla che è finita fuori dal campo e dunque rimessa Virtus con De Ninno, quindi Del Testa dietro per Petrucci da tre, tiro debole ma parabola perfetta per la bomba della 77-51. Busco, Locci, Ettaro, Spinseri, Bagnoli su di lui, non lo fa andare via, commette fallo però,
Bagnoli su Di Spinzer. Palla Patti con la rimessa da fondo. Ettaro fuori per Di Spinzer. Giro palla per Locci che dà un bel pallone schiacciato dentro per Busco che sbaglia l'appoggio, poi sbaglia ancora Di Spinzer da tre dopo il rimbalzo offensivo recuperato dal numero 99 Piperno. E Cassino che a 2.55 dalla fine riparte con del testa, quindi Banac, poi Petrucci, blocco di Bagnoli che adesso riceve da Petrucci. Doppia cifra per Bagnoli. Busco, De Spinzeri. Banac stretto su di lui, riesce a girarsi Di Spinzeri. Fallo ai suoi danni dunque, fischiato a commetterlo Robert Banac. Potenziale gioco da tre anche per il numero 7 in maglia nera dopo l'ho portato a segno da Locci. Realizza Di Spinzeri. E cambio per coach Sidoti, esce l'autore dei tre punti al suo posto con il numero 32 Pekovic. Rientrati in campo anche De Nino e Guglielmo per Cassino. De Nino, serve proprio Bagnoli che restituisce al numero 11. Si conquista il fallo e due tiri liberi ancora per De Nino. Due su due per De Nino, 4 su 4. 100% da tiro libero per De Nino. Pekovic, via Bagnoli in punto, questa volta l'appoggio è vincente del numero 23. E 49 alla fine. Cassino che rimane in avanti ancora dalla lunetta, ancora con De Nino. Altri due tiri liberi per il numero 11 rosso blu. Questa volta per De Nino. Ettaro, Busco, sbaglia il passaggio, recupera tutto Banac, 2 contro 1, serve a Guglielmo che poi pecca in un gesto di altruismo nel restituire il pallone a Banac, perde dunque il pallone la Virtus, Patti che si riversa in avanti con Locci che sbaglia il tiro e poi Bagnoli recupera il rimbalzo. Ultimo minuto e 20. Guglielmo, fuori per del testa, quindi De Nino manda a terra Busco commettendo fallo.
Balla Patti, 81 a 56. Pekovic serve il busto. Il blocco di Locci per liberarsi di Guglielmo. Giusto che riesce a penetrare, ma palla che finisce fuori dal campo. Rimessa Virtus. Quando ormai siamo ai titoli di coda, ultimi 50 secondi. Cassino vicina alla settima vittoria consecutiva. Buono il ball handling di Banach che serve Guglielmo per la tripla, palla sul ferro, Locci al rimbalzo. E poi Banach che rovina la sua partita con questo fallo tecnico. Fallo antisportivo, rettifico. Dalla lunetta fa 1 su 2, ma la palla è ancora per Patti. Ettaro servito dalla rimessa. Poi fallo di Busco ai danni di Guglielmo, che può allungare il suo score dalla lunetta con questi due tiri liberi. Del testa Bagnoli per un attimo. Locci, Bagnoli mantiene il possesso del pallone e va a conquistarsi il fallo da parte di Pekovic. Altri due liberi per Cassino con Simone Bagnoli. Uno su due anche per Simone Bagnoli, 83-57, 28 secondi, rientrato sui doti per Patti. Ettaro manda a vuoto Guglielmo, poi si prende la tripla sul ferro, Banach in balzo, serve Denino, 15 secondi, può gestire il cronometro la Virtus, partita come dicevo ormai il titolo di coda. Denino che perde l'ennesimo pallone della sua partita. Per fortuna della Virtus, il match agli sgoccioli, infatti finisce così la partita. Virtus Cassino che si aggiudica la settima vittoria consecutiva, aggiungendo altri due punti alla sua rimonta in classifica. Match che dunque finisce con il risultato di 83-57 per la Virtus Cassino su Basket Patti. E qui dalla Pala Virtus di Cassino, da Simone Daguanno è tutto, un saluto e a risentirci.